Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio della nostra partita in Europa Universalis 4 con il Porto Pollo. Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto fuori un bel po' di ribelli, siamo arrivati a Porto Rico, abbiamo anche il nostro piedino vicino al Congo, di fatto qua questa doppia colonia ci ha fatto perdere un po' di tempo, ma avevo comunque due coloni, quindi al posto che questa potevo fare solo questa e andare sul Congo o evitare di fare questa e andare prima nei Caraibi. Diciamo che è una doppia colonia che ci fa perdere tempo nel discorso di andare lì fino a un certo punto. Adesso vediamo cosa succede, perché in questo episodio si scoprono le carte. Appena questa finisce, voglio capire qual è il mio range. Spero molto alto, perché dobbiamo assolutamente arrivare almeno su queste isole qui o qua così. Questa qua cosa è? Com'è considerata? Indian Ocean, Malaya. Questa qua è Indonesia. Ah. Allora, se colonizziamo qua, abbiamo anche l'Indonesia per fare l'achievement. Il navigatore. Lo trovo, eh. Il navigatore. Dice che basta possedere, quindi non serve fare il core o niente. Anche semplicemente aver creato la colonia dovrebbe essere sufficiente. Giusto? Own provinces. E questa qua io la posseggo in questo momento, anche se ho 0 persone, 20 persone. Ok, qui in Europa diciamo che la situazione dei ribelli dovrebbe essere pressoché a posto. Adesso andiamo a farne uscire altri da qui. Poi volevo sistemare un paio di cosette, già che siamo questi, ora sono a posto, quindi facciamo che gli tolgo questo, visto che va bene. Loyalty scende. Sì. Potremmo fare questo, ma si arrabbiano. Si arrabbiano. Però intanto io ne ho tolto uno, che non fa male. Mentre da questa parte possiamo fare quello per aumentare il morale contro i nativi. Però è questo, non è quello. O meglio, contro i miscredenti. Che dovrebbe essere questo qua. Allora, se lo tolgo, cosa succede? Cioè, non modifica nulla. Perfetto. Tanto adesso partono da adesso i 15 anni di pace in teoria con questa gente qua. Dovremmo riuscire a farcela. Nel caso basta dichiarare guerra a qualche nativo a caso e va bene. O qualsiasi tizio, cioè al Marocco per esempio. Va bene. Allora qua direi a posto così. Poi. Io non ho idea di quanta gente esca, onestamente, quindi aspetto. Poi qui va bene così, qua va bene così, qua non possiamo convertire niente, anche se questa potrebbe essere un'idea, diventare il difensore della fede. 500 ducati, sarebbe un difensore della fede di livello 5. Missionary cost, prestigio, più missionari, missionary maintenance, manpower, true faith, provinces, non è male, quindi potremmo puntare a quello, tanto ora i soldi li abbiamo spesi. Ora cerchiamo di far arrabbiare questi. Ci sono ancora questi? A Calice fra 5 anni. Dai, forza. Allora, tu. Ok, perfetto. I Marocchinan, questi sono grossi invece. Però è fra 2 anni. Tafilat sale e scende. Allora, qua abbiamo quanta gente. In realtà posso potenziare questo esercito un pochino, eh. Potremmo reclutare un po' di Marines. Giusto due perché sono al limite. Ok, poi facciamo che ho finito il manpower, quindi niente. Ok, nello scorso episodio Alfonso Finestra ha fatto un
Un insano gesto, tu cosa ci fai qua? Quanta gente ho qui? Sulla nave? Dov'è la mia nave? Le mie truppe? Ah! Trasporti 20, quindi in realtà questo qua sarebbe da mandare su. Lo mandiamo su lui. Lo mandiamo su. Però lo facciamo con questa flotta. Ragazzi, alla fine dello scorso episodio, se non l'avete visto qua, abbiamo avuto un culo sfondato per salvare questi. Quindi per ora va bene così. 35, posso fare un altro core, cioè claim. Longo. Longo, longo, longo. Perfetto. Saremo i primi al mondo a prenderci la tech 8. Mi voglio fare questa. Ok. E questa la possiamo prendere nel 92. E puntiamo questa. Questa qui se rimane bene, se no pazienza. 850, aspettiamo un attimo, tanto mi esce fuori che qualcuno l'ha presa prima di me, ma non è un problema. Qua quanto manca a finire, dai, forza. Ok, prepariamo dei claim su di te per fare prima gli assedi. Sperando che vada tutto bene. Abbiamo ancora solo un debito da ripagare, ragazzi, eh? Adesso qua ci mettiamo un esploratore. Ok. Ora dove posso arrivare io? Almeno fino a qui. Vuol dire che non posso fare nulla a Kilva. Quindi. Decisione. E con questa già cambiano le carte in tavola. E tu vai qua, wow. Porca miseria. Fortissimo. E poi facciamo. Comunque non posso esplorare niente da qua. Perché non c'è questa. Potremmo scambiarli, eh. Sì. È uscito 3 stelle, molto bene. Ok, e con questo già si dovrebbe aggiornare. Fai passare un giorno. Non mi hai aumentato il colonial range di 100, scusa, diceva così. Forse deve passare il mese. Perché la colonia qua non la faccio, non me ne frega niente. Allora, il Portogallo, il Benino e il Malino. Sì, non voglio altri ribelli, per favore. Ma scusate, sta decisione mi diceva Colonial Range più 10 fino al 98. Fino al 98, e vabbè. Allora, questo qua lo mandiamo un attimo in pensione, tanto è sempre lì, pigliamo lui. Adesso qua ci posso arrivare, quindi posso fare questo core, che è abbastanza importante. Effective distance, in realtà mi dice ancora no. Serve la tech 7. Serve assolutamente tech 7. Serve tech 7. Allora, vediamo un po'. Io sono rivale degli ottomani di Aragona e no, non posso eclissare nessuno di questi. Cioè, fare. Facciamo la guerra a Kilva. Cioè, non posso neanche arrivare lì, ma io non ci posso credere. Se fossimo arrivati qua. No, in realtà, scusa, facciamo così.
In qualche modo dobbiamo farcela, quindi. Ora sto colonizzando qua. Arriviamo lì fra 300 giorni. Almeno un buon punto di partenza, però è incredibile che non arrivo qua, eh. Cioè, guardate quanto cavolo manca. Mamma mia, che schifezza. Oh, esplora. Facciamo questo. Esplora tutto. Questo abbiamo Attrition? No. Vai lì. Questi rompono le balle. Poi chi è che c'è? E questi non saranno poca gente, eh. Andate qua. Gli ottomani mi hanno messo rivale e hanno scacciato Venezia. Da lì c'è ancora Genova, però. Dai. Dai, dai, dai. Porto Rico. C'è la gente a Porto Rico, ce l'ho messa io. Andiamo a prendere questo che lì non serve. Questo è tech militare 6, non è neanche così indietro, onestamente. E hanno 20.000 truppe. Mancano 12 anni, eh. Al Declare War e. Poi devo possedere Zanzibar, cioè è lì, è lontanissimo. Barca, finisci questo e poi dobbiamo andare a prendere le altre truppe. Qua sono 10.000, dovrebbero uscire proprio a Tafilat. Qua va bene così. Abbiamo distrutto la sua nave, abbiamo preso 4 navi leggere. Un po' come va, ragazzi. Allora, esplora sempre il mare così, tanto la sua flotta l'abbiamo già ingabbiata. Adesso appena cade Sofola. Questo non me ne frega niente, ovviamente. No, dobbiamo avere la tech 7 entro poco. Molto poco. Entro molto poco. Allora, questo è Zanzibar. Poi devo pure fare questo. Che cos'è che vuoi? Ok, questa qua è automatica. Appena c'è Conquer Zanzibar possiamo fare subito questa, immediatamente, e poi abbiamo questa. E devo semplicemente aver scoperto la zona. Quindi tutto passa da questa guerra, ragazzi. Ma tutto, tutto, tutto. Riaffrontiamo la sua flotta, la nostra flotta, la sua flotta, la flotta di qualcuno. Ok. Andiamo avanti. Adesso qua non subiamo più attrito perché c'è lui. Questo me l'hanno distrutto, devastato. No, dobbiamo ancora arrivare. Però finiamo di distruggergli la flotta.
Tanto sono solo navi leggere ormai. Chi se ne frega di quello che fate? Qua siamo i primi al mondo. Però poi siamo al cap. Però poi siamo al cap. Vabbè, 11 aprile. Vediamo se riusciamo a resistere un altro anno. Al massimo faccio un po' di dev. Troppo lontano per farci il core. Mi serve assolutamente più punti, però. E te me ne dai pochi adesso. Non posso perché non è neanche della mia cultura. Castellano cattolico. Cosa vuol dire? Perché non è accettata? Quanto mi costa? 80 punti diplomatici, no, è controproducente. Nel senso che spendo punti diplomatici per farne di più, ma non ne farò mai abbastanza. Ship lost? Che ship lost? Siamo vicini al cap. Allora. Development. Militare. Ma com'è che si faceva? Dove costa di meno militare? Tangeri. Ci sta Tangeri. Ok, va bene. Qua arriviamo fra 4 giorni. Ship Lost sarà una di queste che evidentemente era messa male. Non abbiamo più debiti. Ok. Loro sono arrivati da lì. Allora, tu sali sulla nave e vai qua. Quasi quasi prendo le navi da trasporto. E le mando via. Devi far fuori quelli. Qua non posso proprio conquistare niente per ora. Dobbiamo arrivare ad avere la tech nel momento giusto. Che sfiga però con questo qua che è zero, eh? Qua saremo ancora i primi. Tafilat, bene. Voi andate qui. Allora, qua ne basta uno. Mi sa che ne ho portati due per sbaglio. Venne a prendere uno. Ok, poi chi è che muore? Perdiamo una cocca. E vabbè. C'è il cambio mese. Abbiamo perso! Allora, mi serve assolutamente il manpower. Quindi tu, dammi il manpower. Che te mi darai manpower nel 94. A questo punto fermati qua. Cioè va fin dove vanno. Qui in mezzo a nulla. Allora, insulto diplomatico da fulo. Ok, chi se ne frega. La mia flotta non può morire così. Vai qua. Kilva è un osso duro, eh. Vediamo ora cosa mi fanno qui. Io ho bisogno almeno di un mese per resettare l'attrition.
Che già è sufficiente. Anche questi dovrebbero essere a posto. Lasciami qua l'unica nave messa malissimo. Andiamo a prendere sta gente. Ok, poi qua. Questo diviso 2 sale sulla nave. E lui invece andiamo qui. Che non l'ha preso ancora nessuno, quindi innovativeness tutta per me. Bene. Questo quanto costa? 35. Tabacco Porto Rico, buono. Molto buono. Allora, questo 1 di stabilità, 3 di stabilità, perfetto. Al momento un evento buono. Torniamo qui, andiamo a prendere gli altri. Questi qua non potranno mai recuperare manpower. Ok, ora lo pigliamo. Gennaio, perfetto. Spendiamo anche abbastanza poco. E ci siamo fatti 24 di coso. Ci serve questo tutta la vita, proprio a 200 all'ora. Infatti non so neanche se ha senso fare questa. Però nel frattempo mi serve giusto come base d'appoggio. Andiamo lì a recuperare. Non pensavo che quelli di Kiva fossero così forti comunque. Adesso noi abbiamo Tech 8, voglio proprio vedere come funziona. Prove it! O no? Ah, comunque c'è Liberty Desire. E allora dammi punti di più. Cioè, Liberty Desire intendo quell'altra roba, ma ci siamo capiti. Guerra Peasants, Golden Era di loro. L'importante è che non mi dichiarate guerra, poi fate quello che volete. Ok, andiamo a scoprire Goa. Dobbiamo solo vincere questa guerra e avere la tech. Non è così impossibile, eh. Fare il core qui, fare un claim qua. E fare una colonia lì. Non è così impossibile, ma non è neanche la cosa più facile del mondo. Qua sto registrando tutto, sì, ok. Almeno non, OBS non mi ha tradito. Allora, iniziamo a fare una bella roba, però. Restore, Scaboots, ok. Questo quanto costa? Ah, non si può fare durante la guerra, ok. Allora, a questo punto costruiamo qualcosa nel frattempo. 20. Local manpower penso proprio serva. Almeno lì. E qua a Lisbona non ce lo facciamo togliere. Allora, fin tanto che è occupata non ci sono loro, quindi tutto sommato. Stai qua. Dobbiamo solo vincere questa guerra, dai. Ok, qua ci siamo. In realtà, voi andate qui. Cioè, troviamoci a metà strada, nel primo punto possibile. Perché clicco qua? C'è la minimappa sballata. Ci ho fatto caso adesso. E quelli se ne vanno. Qua tanto non mi dà attrition perché lì è occupato. Ah, questi qua sono i trasporti. Ok, facciamo 4. Flotta colonna diventa da 4, ok. Non capivo, ce n'era uno in più. Ah, ci siamo scambiati di posto. Vai lì. Lasci un mese per recuperare a quelli per sicurezza. Portiamo giù altra gente. Ok. Vieni qua. Ah, vai lì prima che cadano. E questa flotta la portiamo giù. Vieni qui. Appena liberano quello, scambiamo
Il leader con manovra lo diamo ai trasporti. Dai, recupera il posto. Ok, vai giù. Una corsa contro il tempo. Qua facciamo questo così. No leader. Voi questo. Ci mettete 6 giorni in meno, ma qua non c'è tempo da perdere. No, faccio assolutamente in tempo. Ora si può fare questo, ma siamo in guerra, quindi aspettiamo. Qua non mi interessa niente. Resta tutto com'è, tanto abbiamo bloccato Castiglia, l'unica è l'Inghilterra che va in giro, ma pazienza, dai, va bene così. Va bene così. Questi li carichiamo e li mandiamo anche loro qua. Lì da solo non servono a niente. Questi fa niente. Fai a Beige una Barracks. Dai, forza. Ma qua facciamo così e così. Allora, manpower, fai questo, anche se ne ho pochissimo, ma tant'è. Questo è 94, hai detto che mi puoi dare i soldati. No, va qua, sailors, e che me ne faccio? Local tax modifier. Questo quanto dura? Che dura 10 anni, quindi dovremmo avere il tempo. In realtà no, allora facciamo così. Questi andiamo a piedi, qua fai uscire la flotta, l'armada reale. Andiamo ad andare avanti. Non posso spendere questi per accumulare questi, cioè è un po' controsenso. Zero, porca miseria. Questo tempo quanto ci mettiamo? 93. Vabbè, vincere la guerra potrei metterci anche un po' di tempo, considerando che non conosco quello che c'è dietro. Ok, il manpower è già finito. Ok. Scendi lì. Per fortuna a Porto Rico, perché se fosse stato qua sarebbe stato un crimine di guerra da parte mia. Bene, allora sono loro. Questi li mandiamo qua. Almeno sappiamo dove sono. Qua mi sembra non si possa andare. Vediamo se riusciamo a farli fuori. No, possono andare invece. Siamo sbarcati, abbiamo trovato quelli. Dai, forza, raggiungili. Che botte che ho preso. Che botte che ho preso, ma dovremmo riuscire a far fuori quelli.
Papal influence o influenza? Papal influence o prestigio, scusate. Ok, adesso le abbiamo fatti sta wipe. Vai a esplorare la Cina, il West Pacific, West Indian Ocean, Pacific, no? Fai tutte le coste in questa zona e qui così. Mamma mia, questa guerra. E non è piccolo Kilva, eh? Cioè adesso abbiamo fatto fuori un sacco di truppe, il problema è che devo scoprire che cosa c'è. Dammi l'esploratore, va. Vai su, ti prego. Ok, la mia flotta esplorativa è riuscita ad arrivare fin qua. Tu torna su, non c'è tempo da perdere. Siamo sotto di 13.000 uomini, guadagniamo 400 al mese. Rivolta a Cadice. Guardate che vanno loro. Bravi. Non li stavo per niente guardando. Gli Algerini. Speriamo che ci vadano loro. Bravo Leon. Vedete cosa servono a casa questi? Qua stai esplorando tutto. Per fortuna c'era sto esploratore qua, abbiamo vinto la battaglia. Ok, un'idea. Tech 8 non mi serve quasi a niente, potremmo prendere l'idea. Il mercante adesso però dove cacchio lo mettiamo? Perché qua non serve a niente. Potremmo metterlo qui. E diciamo di mandare la merce a nord, perché qua abbiamo il controllo solo del 43%, qualcuno mangia. Mentre Safi abbiamo 85, c'è ancora un po' di Marocco. E qua va bene. Oh, si è allargato tutto, eh? Arriviamo fino a qui, possiamo. Fino a qui arriviamo, ma qua no ancora. Però fino a qui sì. Vabbè, è vero che cambia qualcosa, ma. Adesso il nostro colonial range è 320. Speriamo in un evento che ci dia punti diplomatici, ragazzi. Dai, forza. Dobbiamo arrivare a finire questa guerra nel 93, averla vinta. Facciamo pace subito, una colonia qua e poi si va di là. Qua abbiamo scoperto questi posti, quindi vediamo se è sufficiente per fare qua. Discover colonia, Dara. Bene, meno male che Leon si è messo lì. Qua 42%. Ah no, non è uno stato, non posso metterle ditto. Ecco, sapete cosa potrei fare, ditti? Editti, editti, editti. Facciamo. Come si chiama questo posto? Beiras, Manpower. E qui sempre Manpower, che è Anteio. Ok, Manpower ovunque.
Ok. Micronasia, facciamolo anche qua. Nord Castile, Nord Marocco. Anche Nord Marocco se lo... Va bene, gli altri sono piccole. Toledo, to, perché ho fatto un po' di development. Ok. Siamo a 35 minuti. Questi hanno 14.000, 15.000 in totale. Dai, facciamo cadere questi. Ragazzi, l'episodio di oggi è già durato a sufficienza, quindi guerra contro Kilva e mancano 9 anni per finire tutto. Qua dovrebbe darmi che posso... Ok, ho scoperto le cose, qua ho scoperto le cose, mi basta finire questa missione e andiamo dritti qui. Quindi adesso dobbiamo semplicemente poter colonizzare qua, perché questa è Indonesia, per qualche ragione. East Indies, subcontinent. Questa qua è Indonesia, mentre questa qua è India. Giusto? East Indies dovrebbe far parte di quello. Subcontinent. Esatto, lo stesso colore. Quindi basta colonizzare una di queste due e ci siamo. Per colonizzare una di queste devo arrivare sostanzialmente a metà strada e avere la Tech 7. Quindi da Zanzibar riusciamo a fare la colonia lì e là. È tutto proprio un gioco di incastro preciso, ma speriamo di farcela, perché diciamo la parte difficile di questa partita è lì. Poi le cose dovrebbero iniziare a diventare un attimo più semplici per molto tempo, nel senso che colonizzare qua, e poi invece c'è la parte abbastanza terrificante che è l'all blu, e vediamo quanto sarà all blu se solo questo di più. Ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio, spero che questo vi sia piaciuto. E sto facendo di tutto per aumentare il più possibile i miei coloni, speriamo di farcela. GG a tutti.